Aspettiamo ancora Exen che carica la sua partita. E inizia finalmente il game su Notte Polare. Notte Polare, Ladder Edition. Vediamo subito in basso, al centro, il giocatore dei My Insanity in rosso da Zerg e Vanner. Giocatore, come abbiamo già visto in altri game dei quarti di finale, fa parte del team My Insanity, un team svizzero, attualmente divisione master per lui, 874 punti in ladder, 29 vittorie, solo 8 sconfitte, win rate di 78,38%, uno dei grand master Zerg, uno dei grand master italiani, lo Zerg Evander, insomma, che ha partecipato anche al DreamHack Open Bucarest, purtroppo è stato bloccato in, credo, allo stage 2 del pomeriggio, insomma, da TLO, che dà veramente un game al cardiopalma. Guardatelo sul sito di Vasacast, perché lo streamavo io, ma era appunto sul sito di Vasacast. Comunque dovrà andare ad affrontare il Protoss che spona nell'angolo che spona in alto della mappa. Dal team OSC in rosa, bellissimo colore, rosa, da Protoss, Exen! Altro giocatore veramente molto interessante che abbiamo visto durante le Personal Gamer Qualify dare spettacolo in una finale, mi ricordo, il testa a testa contro il Protoss Simonowski, quindi un PvP d'antologia, attualmente divisione master anche per lui, 110 punti in ladder, 4 vittorie e una sconfitta, win rate dell'80%, insomma un rate un po' farlocco in questo caso, visto che soltanto 5 game. Vedremo cosa vogliono fare. Per il momento abbiamo visto un gate e a 15 doppio assimilatore, vedremo a questo punto quante probe metterà sugli Vediamo da assimilatori. Evander full e gas prima dell'acceri di espansione. Sì. Quindi vedremo degli speedling molto presto da questo giocatore dei My Insanity. Eh sì, vi ricordo intanto che questo è il Terzo terzo game. e ultimo game, sono sull'uno pari i due giocatori. Opening in teoria potrebbe fare un po' di tutto con il doppio assimilatore, con due lavoratori su ciascun assimilatore, ma non è un eccesso di gas, insomma non ha tantissimo gas, però insomma credo che ora voglia andare a fare one gate fast expand, visto che sta bancando minerali, ha già la probe pronta. Infatti arriva subito il Nexus prontamente scoutato dal sorvegliante, che è posizionato in un punto tra l'altro che non credo Exen possa vedere. Va ad aspettare i 100 di Appunto, minerali credo che per sia piazzare. un punto safe per questo povero sorvegliante inerme. E intanto, appunto, aspetta i 100 minerali per piazzare il pilone. Come sta per dire Urkan, prima che lo interrompessi, arriva il Mothership Core di Exen tranquillamente con la Luna Sentry in produzione. Mentre ci sono i primi due Ling di Evanner che vanno subito a dare fastidio sul pilone appena ultimato, ma il Mothership Core non lascia spazi a questo, uno spazio a questi Ling, mentre ultimata la Natural di Evanner, credo che entro breve debba andare a prendere una seconda espansione. Ha messo per ora in produzione 12 Ling, quindi vuole probabilmente forzare l'ingresso alla Natura del Protoss, che si sta wallando con Forgia e Gate. Praticamente una Forgia Expand eseguita al contrario con il Nexus. Prima arriva anche il portale stellare al quinto minuto. Attenzione, perché potrebbe essere una giocata veramente fastidiosa per Evanner, perché sappiamo comunque che le unità aeree verso gli Zerg è stato finito l'incremento metabolico. Va in avanti Evanner per cercare di forzare l'ingresso. Come vi dicevo, c'è una Sentry che fa un force feed, capita però dalla parte sbagliata e viene subito distrutta, mentre i Ling si buttano sulla forgia per cercare di distruggerla e quindi non lasciare la possibilità al giocatore Protoss di costruire altri cannoni. Intanto ha fatto un wall con dei piloni e è riuscito a piazzare anche un cannone dietro questi piloni, ma forse riuscirà a passare lo stesso Evander, perché comunque hanno già finito gli scudi. Questi piloni sta per riuscire a distruggere, va a piazzare un portale per chiudere ulteriormente lo Zerg.
iceberg che sta per entrare con tutti i suoi Ling, mentre il nucleo della nave madre sta cercando di fare più danni possibili. I Ling soltandano il cannone fotonico e ora sono sulle probe. Credo che il GG sia dietro l'angolo, perché Hexen è già a 16 di supply, mentre Vanner 42, nonostante il cannone fotonico stia cercando di fare più danni possibili, si butta ora sulle probe rimaste sulla linea mineraria principale con i suoi Ling. Non abbiamo molte possibilità, Hexen, di vincere questo game. Resiste giusto perché è la semifinale, gli piacerebbe andare avanti, ma non credo che sia qualcosa di ancora possibile per questo giocatore degli OSC. E no, siamo oramai a 18 di supply contro 43. Evaner è andato a prendere anche una seconda espansione, ma con questo primo rush di Speedling è riuscito a portarsi a casa praticamente il game. Non so cos'altro potrebbe inventarsi Hexen per riuscire a farcela. Prova con l'oracolo, forse un po' tardi. È riuscito comunque a distruggere in questo momento tutti gli Speedling, gli ultimi che erano rimasti, che si erano riversati sulla linea mineraria dell'espansione. E ora punta con l'oracolo direttamente sulla Natural di Evander, dove c'è in costruzione già un lanciaspore sulla linea mineraria. Stessa cosa sulla base principale, e ancora non può farlo sulla seconda espansione perché ovviamente non è ancora ultimata. Intanto va a prendere doppio estrattore di Vespene sulla Natural, mentre sta attaccando a Tana. È in arrivo il primo oracolo da parte di Hexen, e potremmo vedere delle muta per terminare questo game da parte di Evander. Non può fare molto, ovviamente l'oracolo subisce molto il danno praticamente di qualsiasi unità possa attaccarlo. Non è neanche molto efficace contro le strutture, perché comunque dissiperebbe tutto il suo attacco, che funziona appunto con l'energia, senza fare troppi danni, insomma. Ora tenta di attaccare questa accia, l'oracolo, ma non riesce, gli toglie comunque un bel po' di vita. Sì, ma... ora attacca pure il lanciaspore, però che viene annullato in tempo da parte di Evander. No, è stato distrutto, credo, non sia, perché la non vedo, oppure l'hanno annullato. L'ha annullato, ma poi ha ucciso il drone. Ha ucciso il drone. Sì, quindi insomma, vabbè. Niente, è finita l'energia, l'oracolo è finito, sta warpando un po' di unità. Mette pure una terza Hexen, cattivissimo. Eh sì, molto molto cattivo, attenzione. Io andrei a vedere i laboratori a questo punto. Siamo 29 probe contro 40, anzi 31 probe contro 47 droni per in favore di Evaner. Arriva invece del pinacolo l'Hydralisk Den, quindi antro delle Hydralische. Mi sembra una scelta buona contro qualsiasi tipo di unità aerea. Peccato che abbia messo in ricerca il più uno per gli attacchi in mischia. Comunque, non importa, lui è Grandmaster, lui saprà cosa fa. Intanto comunque anche ricerca il potenziamento muscolare per la velocità delle Hydra. Sì, probabilmente il suo avversario sta andando di Air, a quanto pare, con una Void in produzione. Ma non lo so se va di Air, perché comunque la Void credo che sia fatta più che altro per... sì, un supporto forse di Air, sì. non full Air. Dare fastidio, forse, magari, o fare qualcosa, perché comunque appena scouterà con questa Phoenix Illusione l'Hydralisk Den, capirà che non ha molte possibilità andando di Air in questo momento, perché è già completata l'Hydralisk Den da un pezzo, e in ricerca il potenziamento muscolare per aumentare la velocità dell'Hydra anche fuori dal biostrato, mentre abbiamo un sorvegliante che sta guardando un po' il lavoro di un drone. Simpaticamente, insomma, in allegria. Intanto la Void se la prende subito, la Void appena uscita se la prende subito con il sorvegliante posto su questo punto rialzato, quindi non poteva essere visto, tranne che dalle unità aeree. Per l'appunto arrivano altri due assimilatori sulla Natural, mentre completata la seconda espansione del giocatore Protoss va a fullarla con un po' di... probe. Probabilmente Evaner non si immagina nemmeno che Hexen sia andato di seconda espansione. Sovraccarico fotonico su Nexus, mentre vediamo un push da parte di Evaner molto molto cattivo in questo momento con Hydra e Ling, va a distruggere. Push direi che potrebbe anche portarlo alla vittoria, dato che non ci sono abbastanza unità da parte di Hexen per contrastare tutto ciò. Se non magari il cannone, il Photon Overcharge potrebbe essere abbastanza per allontanare questa Hydra per un po' di tempo. Sì, ma comunque potrebbe tranquillamente utilizzare le Hydra per distruggere le probe. Addirittura con le probe cerca di sovrandare le Hydra per fare più danni possibili. Warp ancora due zeloti per difendersi, mentre fa rientrare i due Void e il nucleo della nave madre, che tra l'altro ha finito l'energia e non potrà fare il sovraccarico fotonico per un bel po' di tempo. Intanto continuano a fluire sempre unità da parte di Evaner, che al momento è a 121 di supply. A vincere il game con tutta questa massa di Ling, non c'è nemmeno più il sovraccarico fotonico disponibile.
disponibile per il giocatore degli OSC e credo che questo sia il GG. Ormai la partita non può che terminare, non ci sono modi di difendersi da queste, tutte queste unità di Evander. E intanto Evander, Exen sta andando con 4 gate e la ricerca della carica, 2 force field bloccano parte dell'unità ma riescono comunque a entrare nella base del Protoss, una manciata di Ling sufficienti per distruggere le 2 sentry e i 2 zeloti appena warpati, warpa un'altra sentry che viene subito intercettata e distrutta, non ci sono più force field a difesa della rampa, quindi tutte le unità Zerg possono entrare tranquillamente, rimane soltanto il nucleo della nave madre che avrà energia ora per fare sovraccarico fotonico e fa subito il sovraccarico fotonico, ma i Ling vengono mandati subito sulla linea mineraria ed è un massacro di prob. L'Opsi di Exe scende a 18 e arriva il GG, vince Banner la best of 3 e la semifinale.